Otto anni fa, esattamente nel 2008, gli abitanti delle città superarono per la prima volta come numero quelli delle aree rurali. Oggi nel mondo ci sono 11 città con più di 10 milioni di abitanti. Almeno 100 città cinesi superano il milione di persone e intorno al 2030 saranno una trentina le metropoli in cui si incroceranno più di 10 milioni di esseri umani, con Tokyo in testa a quota 36 milioni, un trend di urbanizzazione globale che sta prendendo corpo in un concetto ormai consolidato, le smart city. Secondo le Nazioni Unite, oltre il 65% della popolazione mondiale vivrà in ambienti urbani entro il 2050. Due abitanti su tre vivranno in città. In tale scenario, l'uso efficiente delle risorse è cruciale per soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di tutti i cittadini. In Europa si è iniziato nel 2009 a parlare smart e a destinare primi investimenti a progetti per l'implementazione intelligente. A differenza di altre smart city sparse per il globo, quelle europee dovranno fare i conti con la loro storia e tradizione. Altra cosa saranno le città nate dal nulla e che avranno come segno distintivo sulla loro carta d'identità quello di essere smart. Vedi Dubai con le auto che si guidano da sole, gli edifici stampati in 3D e l'Hyperloop One, in grado di trasportare merci e persone a una velocità impensabile fino a qualche tempo fa. E Singapore, guardando sempre a Oriente, con maestosi investimenti di tecnologie che puntano al rispetto ambientale. Città intelligente significa anche nuovi problemi, difficili da stemperare con la tecnologia. Privacy e sicurezza, i temi più delicati. Rimettere l'uomo al centro potrebbe già essere la metà della risposta. Quello che aiuterà le città intelligenti è proprio l'intelligenza diffusa che viene dai cittadini, da tutti noi. Quindi pensare una smart city, una sensible city, non dall'alto, come un grande sistema, quasi come un computer all'aria aperta, ma più dal basso, insomma mettendo insieme tanti sistemi, tante persone che individualmente contribuiscono all'intelligenza comune.